problema è che è quello degli editori. Purtroppo qua in Calabria c'entra i quotidiani, non c'è nessun editore che fa giornali per vendere giornali, c'è chi ha sempre altri interessi. E il giornale è solo un ramo dell'azienda di famiglia, è solo un ramo dell'azienda che serve a curare un interesse diverso da quello che è quello di informare invece il lettore. E come diceva Siani, è importante informare. Per essere informati è importante avere un buon giornalismo libero, non certamente un giornalismo legato agli interessi degli editori, un giornalismo che non intende smuovere i poteri forti di questa regione. Come in fondo avete visto anche il film, tra l'altro rispecchia molto la vita di Siani. Qualche mese fa ho avuto la possibilità di conoscere una collega che ha lavorato con Siani al mattino, Rosaria Capacchione. In fondo lui non. L'oro della camorra. Che ha scritto L'oro della camorra e che una copia di quel libro è stata trovata anche in un bunker. In fondo Siani cosa faceva? Una vita normale. Lui semplicemente metteva in fila i fatti. Mettere in fila i fatti a volte significa scontrarsi con o scontrarsi, a volte significa trovare anche la verità. Ha anche ragione lui quando se l'è presa con il pretore, perché ognuno fa il suo lavoro, noi facciamo il nostro, i magistrati facciano il loro. Però è anche vero che la camorra in Campania, la 'ndrangheta, la mafia non si vincono solo con i carabinieri, solo con gli arresti, ma si vince anche con un'operazione culturale che deve partire dalle scuole, che deve partire da incontri come questo, da associazioni antimafia libere come Libera, scusate il gioco di parole. Ok, se c'è qualche domanda dal pubblico, altrimenti ci diamo buonanotte e ci diamo l'appuntamento per il prossimo anno. C'è qualche domanda?